La teoria della relatività ristretta. Operazioni differenziali sui campi. Continuiamo la rotazione di un campo vettoriale e evidenziamo le ultime formule. Il gradiente per A vettoriale è uguale a I tilde di dz su dy meno dy su dz più j tilde di jax su dz meno dz su dx più k tilde di ay su dx meno dx su dy. Formalmente si può considerare come il prodotto vettoriale tra l'operatore gradiente ed il campo vettoriale, questa formula con annesso anche il determinante. Quindi lo scriviamo qua. Allora, gradiente è uguale a J tilde de A con Z su dy meno de A con Y su dz più J, questo è I, più J tilde de A con X su dz meno de A con Z su dx più K tilde de A con Y su dx meno de A con X su dy. È uguale al determinante di I tilde, J tilde, K tilde, de su dx, de su dy, de su dz, determinante ax, A y e A z è uguale a I tilde d su dx più j tilde de su dy più k tilde de su dz per a con x j tilde i tilde, scusate, tilde più A con Y J tilde più A con Z K tilde. Dalla presenza di versori
si evince che è un campo vettoriale. Passiamo adesso alla rotazione di un campo vettoriale in coordinate cilindriche e in coordinate sferiche. Allora, gradiente vettoriale per A vettoriale è uguale a ρ tilde su 1 su ρ per D A con Z D Teta meno A meno D A con teta su DZ più teta tau, scusate, su tau D A con ρ su dz meno d a con z su de ρ più K tilde 1 su ρ D su D ρ teta meno D A con ρ su D tau in coordinate sferiche. Allora, gradiente per A vettoriale è uguale ad R tilde per 1 su R seno di teta, parentesi, D su D teta. Per il seno di teta a di tau meno de a con teta su de tau più teta tilde per 1 su R seno di teta per D A con R su D tau meno 1 su R D sul DR per R su A tau chiusa parentesi più tau
tilde 1 su R D su parentesi D su D R per R A con teta meno D A con R su D teta. Ok, questa è giusta qua. Ok.